quell'Accademia delle Belle Arti lei tiene un po' il termometro della situazione artistico-culturale scaligera. Come siamo messi e quali sono gli aspetti su cui puntare? Sì, noi abbiamo un osservatorio sulla parte formativa artistica e su quello io insisto già da tempo che bisogna puntare sulla contemporaneità. E la città è ricca di arte moderna, arte antica, e oggi è il momento anche di darle una svolta interessante sotto l'aspetto della contemporaneità. In questo senso Verona Creativa, la neonata associazione di cui lei peraltro artefice, cosa può fare? Ecco, Verona Creativa nasce proprio, uno dei soci fondatori è l'Accademia, e l'intento di Verona Creativa è di promuovere in tutte le sue forme l'arte contemporanea. Vogliamo che Verona diventi un riferimento anche sull'arte contemporanea, dare spazio e pubblicità a tutti i giovani artisti, che ci sono molti e forse poco anche conosciuti, che possono proporre le loro proposte artistiche.